meccanica, agroalimentare, energia, moda, trasporti e servizi logistici. Sono i settori, secondo Confindustria, dove mancano a livello nazionale almeno 290.000 figure professionali tecniche per fare industria 4.0. La Regione Abruzzo si è attrezzata per rispondere a questa esigenza del mercato del lavoro attraverso l'offerta formativa altamente qualificata e variegata dei 5 istituti tecnici superiori abruzzesi, scuole di alta tecnologia post-diploma operanti proprio nei settori meccanica, meccatronica a Lanciano, efficienza energetica all'Aquila, agroalimentare a Teramo, sistema moda a Pescara, mobilità sostenibile nel trasporto merci e persone ad Ortona. La rete degli ITS abruzzesi, nata grazie all'azione congiunta di Regione Abruzzo, ITS ed ANPAL Servizi, ha organizzato una 2 giorni di promozione rivolta a studenti e famiglie per far conoscere l'attività altamente qualificata degli istituti. Finanziati dal MIUR e dalla Regione, gli ITS rappresentano la risposta italiana alla domanda delle imprese, offrono ai giovani percorsi di specializzazione tecnica di 2 anni completamente gratuiti, riferiti alle aree considerate prioritarie per lo sviluppo economico e la competitività del Paese, realizzati secondo il modello duale di alternanza scuola-lavoro in collaborazione con imprese, università, centri di ricerca, enti locali, sistema scolastico e formativo. Sì, diciamo che il sistema regionale degli ITS si è unito proprio perché è oggi è una realtà formativa fondamentale per il nostro territorio, perché noi siamo una risposta moderna e all'esigenza delle imprese di avere dei tecnici formati secondo i nuovi paradigmi dell'industria 4.0. Quindi ognuno, ogni ITS per le proprie specificità, per le proprie caratteristiche, per le proprie skills forma questi studenti, forma dei tecnici superiori che poi potranno essere inseriti in azienda e in modo molto efficace, direi. L'Istituto Tecnico Superiore Efficienza Energetica L'Aquila diploma esperti nel settore delle energie rinnovabili e nell'efficienza di piccoli e grandi impianti civili ed industriali, con particolare attenzione rivolta all'edilizia sostenibile. Con la collaborazione di università, centri di ricerca ed aziende del settore, progetta e realizza ogni anno corsi biennali di specializzazione terziaria per tecnico superiore per la gestione e la verifica di impianti energetici e per tecnico superiore 4.0 per l'edilizia sostenibile nella Smart Building. Il percorso formativo comprende 800 ore di stage presso aziende in Italia e all'estero, finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro. Il titolo di studio che si consegue presso l'ITS L'Aquila è abilitante alla certificazione energetica degli edifici e riconosciuto come requisito tecnico professionale per le attività di installazione di impianti. Abbiamo visto da dati forniti da Confindustria come 290.000 figure professionali sono richieste dal mondo del lavoro. Sì, la richiesta di tecnici è sempre maggiore. Guardi, noi registriamo una forte richiesta anche dall'estero, addirittura aziende italiane che hanno portato delle produzioni all'estero hanno oggi una esigenza di tecnici molto importante, proprio perché hanno un gap tecnologico importante. Noi siamo una risposta moderna alle loro esigenze, tant'è vero questo che i nostri ragazzi appena diplomati, 9 su 10 vengono inseriti nel mondo del lavoro entro 12 mesi. Questo è il risultato di un percorso win-win che noi abbiamo strutturato, che prevede molta formazione e on the job, molto project work, molto stage in Italia e all'estero. Abbiamo convenzioni molto importanti con aziende italiane, multinazionali, non solo in Abruzzo ma anche in altre regioni, e anche all'estero siamo molto attivi grazie al programma Erasmus+. C'è poi l'Istituto Tecnico Superiore Sistema Meccanica Lanciano, una scuola speciale di tecnologia in meccanica, meccatronica, automazione ed automotive che forma tecnici competenti e rispondenti alle reali esigenze delle aziende del settore. Abbiamo visto come l'industria 4.0 richieda sempre maggiori figure professionali. A livello nazionale mancano all'appello circa 300.000.
Sì, è un numero che cresce sempre e quindi c'è questa necessità di un'educazione verso la scelta della cultura tecnica. Noi siamo un paese che sta andando sempre più verso il liceo, che è bene, ma percentuali del 56% dei licei poi bloccano opportunità in settori dove siamo molto forti, che sono i 5 settori fondamentali del Made in Italy. C'è ancora la concezione che la cultura tecnica sia dei tempi di Charlie Chaplin, dei tempi moderni. Non è più questo, la cultura tecnica, la meccatronica in particolare, è una delle linee che sposano di più l'industria 4.0 e il digitale, quindi sono lavori del futuro, lavori estremamente interessanti. L'Istituto Tecnico Superiore Sistema Meccanica Lanciano, come ha sottolineato il presidente Gilberto Candeloro, attiva annualmente corsi biennali post diploma per tecnico superiore per la meccanica, meccatronica ed automazione quinto livello del quadro europeo delle qualifiche, utilizzando metodologie didattiche innovative in linea con Industria 4.0 per acquisire le più aggiornate competenze tecniche e soft skills utili al lavoro e per il conseguimento di certificazioni aggiuntive. Si avvale inoltre della stretta collaborazione dell'azienda del Polo Innovazione Automotive per la definizione dei profili professionali, la formazione degli allievi e la progettazione e lo svolgimento dei tirocini formativi di 800 ore in azienda. L'ITS è un corso professionalizzante con il contatto dello studente con l'azienda sin dall'inizio dell'attività. L'assegnazione dell'allievo all'azienda consente di avere un rapporto di collaborazione che può proseguire in un rapporto di lavoro. Formazione fatta da docenti altamente qualificati che preparano adeguatamente questi giovani. La scommessa è questa, è una formazione subito spendibile perché è fatta sui criteri della velocità, quindi il 50% dei nostri docenti vengono dalle aziende stesse che scelgono anche in qualche misura i percorsi e la curvatura dei percorsi, il 30% viene dall'università, il 20% viene dalle scuole superiori, quindi la formazione differenziata è molto valida e curvata sulle esigenze delle industrie di quel momento. Presidente, per concludere, leggevo oltre 800 ore fatte proprio concretamente in azienda, questo per far conoscere proprio la realtà del mondo lavorativo. 1000 ore frontali e 800 ore di un project work in azienda, e questo è anche il motivo per cui il 40% dei ragazzi rimane e viene assunto nelle aziende dove hanno svolto questo project work. Ricordo che il nostro placement, quindi il tasso di occupabilità, è superiore al 90%. La nostra fondazione è una delle 110 fondazioni italiane degli ITS, 450 corsi, e siamo ITS eccellente proprio perché abbiamo qualità e quantità, e nella quantità c'è anche il tasso di occupabilità che ha toccato appunto il 93% a un anno del diploma. Tra i 5 istituti tecnici superiori c'è quello Moda Pescara, che offre ai corsisti un percorso di alta formazione tecnica e tecnologia nel settore moda. Il modellista digitale è una nuova figura professionale strategica nelle aziende di moda che coniuga le competenze tecniche di modellista con le conoscenze di progettazione dell'abbigliamento. Gli istituti superiori possono dare una risposta fondamentale. Certamente, perché a parte il fatto che l'Istituto Tecnico Superiore è una istituzione che è post diploma, per cui non dico che sia a livello universitario, ma è quella fase introduttiva fra il diploma e il mondo del lavoro che sicuramente può dare delle indicazioni molto più attuali, molto più vicine al mondo della produzione, in questo caso soprattutto della moda, quindi del fashion in tutti i suoi aspetti. In questo momento noi dell'ITS stiamo portando avanti due corsi, quello più attuale, diciamo, è quello modellista 4.0, cioè che si rivolge al mondo della produzione in un modo, in un approccio digitale, cioè progettazione assistita dal computer e con tutti gli strumenti necessari per dall'idea passare direttamente al modello finito. Qui l'approccio è sicuramente concettuale anche, perché l'approccio è questo: c'è una fase di si chiama thinking design, cioè un approccio alla progettazione partendo dall'idea fino al prodotto finito,
quello è il design del prodotto, è il modo di progettare. Scopo fondamentale dell'ITS è quello di portare nel giusto modo i ragazzi nel mondo del lavoro, proiettare laddove ce n'è realmente bisogno. A Teramo opera l'Istituto Tecnico Superiore Sistema Agroalimentare, in risposta ai bisogni formativi ed occupazionali delle aziende del comparto agroalimentare ed enogastronomico della Regione Abruzzo, realizza attualmente 2 percorsi formativi e biennali di 1800 ore. E siamo in compagnia di Giovanni Di Giosia dell'ITS Agroalimentare Teramo, una 2 giorni per far conoscere le opportunità di formazione a questi studenti, anche perché abbiamo visto mancano molte figure professionali a livello nazionale. Sì, è vero, è una bella iniziativa quella che è stata organizzata per parlare degli ITS e di quello che rappresentano nel panorama formativo italiano. Io normalmente ricorro a 3 parole che sono quella dell'unicità, dell'opportunità e dell'occupabilità, che si calzano perfettamente con l'ITS. È unico perché per ogni area professionale ce n'è uno solo per ogni regione. È unico anche perché sono imprenditori i presidenti, spesso sono imprenditori i presidenti degli ITS. Rappresentano un'opportunità per il mondo delle imprese per condizionare il mondo della formazione e il mondo della formazione per entrare in stretta correlazione col mondo delle imprese. E poi l'ultima parola è l'occupabilità, perché gli ITS vengono valutati in base alla loro capacità di creare occupazione per i ragazzi. Una bella sfida che vinceremo. L'Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile di Ortona è una scuola di specializzazione nella logistica distributiva e nella mobilità delle persone. Attiva corsi biennali post diploma per tecnico superiore per la mobilità delle persone e delle merci, 5° livello del quadro europeo delle qualifiche, utilizzando metodologie di apprendimento partecipative e simulative che consentono di arricchire le conoscenze con le competenze professionalizzanti durante l'intero percorso di studi. La sede a Ortona non è stata scelta casualmente, perché un istituto capofila della nostra fondazione è l'Istituto Nautico, che è l'unico, è un'eccellenza, l'unico in Abruzzo, uno dei migliori d'Italia per quanto riguarda la formazione di tutto quello che riguarda il mare, tutto quello che riguarda l'attività portuale. Però il nostro ITS, oltre alla logistica portuale, si occupa di tutta la logistica, quindi da quella più grande, che è quella portuale, a quella dell'ultimo miglio, che è quella relativa alla consegna, che tutti quanti, no, sicuramente avremmo fatto acquisti su Amazon, su eBay, quindi la consegna del pacchettino, quindi tutta la catena della logistica. Accanto alla logistica, quindi al trasporto merci, c'è il trasporto passeggeri, che è importantissimo perché comunque connette l'utenza normale, l'utenza quotidiana, che è la gente che si sposta nell'ambito della Regione Abruzzo. Il nostro ITS è uno dei pochi ITS nazionali che si occupa specificatamente di trasporto passeggeri. È un'iniziativa molto importante, ha commentato infine l'assessore regionale al lavoro e alla formazione Piero Fioretti, perché permette agli studenti diplomati di conoscere direttamente le potenzialità che possono esprimere 5 ITS regionali. La formazione specifica e gratuita che gli ITS garantiscono, aggiunto ancora l'assessore, mette in condizione i partecipanti ai corsi di stare a pieno titolo sul mercato del lavoro in settori dove è alta la richiesta di personale specializzato. Sono importanti gli ITS proprio per offrire opportunità professionali ai giovani studenti. Sì, sono strategici proprio per cercare di indirizzare al meglio i nostri giovani e poter arrivare subito al mondo del lavoro in base anche a quelle che sono le esigenze del mondo del lavoro. Abbiamo visto come nell'ambito di Industria 4.0 a livello nazionale manchino all'appello circa 300.000 giovani professionalmente preparati, quindi sono delle opportunità concrete. Assolutamente, e noi punteremo anche a farli rimanere comunque nella nostra regione, quindi cercheremo l'aiuto delle associazioni datoriali per cercare di avere contezza di quello che a loro serve per preparare al meglio i nostri ragazzi.
La Regione, aggiunto infine l'assessore Fioretti, ha creduto fin dall'inizio a questa offerta formativa investendo, mediante il Fondo Sociale Europeo, oltre 2,5 milioni di euro per finanziare i corsi.